che azienda questa mattina ospite del Post in Fabbrica, la rubrica in collaborazione con Confindustria, la nostra rubrica settimanale, perché l'azienda è IBM, che è l'azienda leader mondiale nei servizi ICT per imprese e istituzioni, ha 109 anni di storia, opera in 175 paesi, in Italia pensate dal 1927, molto attenta alla formazione dei giovani. Nel nostro paese ha avviato progetti di inclusione scolastica come Pitec, di promozione delle eccellenze industriali come Italia Meccatronica, ha 350.000 dipendenti in tutto il mondo e ne cerca immediatamente 80 in Italia più tanti altri per l'intero anno. Noi abbiamo il piacere questa mattina di avere con noi il responsabile dei servizi IBM Italia, Stefano Rebattoni. Rebattoni, buona giornata e benvenuto. Buona giornata a voi, grazie mille dell'invito e buona giornata agli ascoltatori. Che aziendona, Giusy. Allora, prima di andare ovviamente al core delle nostre chiacchierate del mercoledì mattina, e ci mancherebbe, però IBM, questa è una curiosità che ci diamo del tu, così la facciamo più facile, ci devi assolutamente togliere, perché tutti siamo cresciuti in un'epoca, tutti noi di questa generazione, cui il mondo dei computer si divideva, allora IBM compatibile, ve la ricordate questa frase? IBM compatibile, poi c'era l'universo, per esempio Apple, eccetera. Ma IBM come partì 109 anni fa? Questa è una bella domanda, perché in realtà IBM 109 anni fa partì facendo bilance. IBM, esatto, è International Business Machine. Noi nasciamo con una grande anima chiaramente legata alla produzione di prodotti. Nel corso del tempo chiaramente ci siamo focalizzati su quello che è il nostro DNA, quindi l'Information Technology. Dalle bilance siamo passati chiaramente ai grossi laboratori, dai grossi laboratori ai personal computer, fino ad arrivare all'era di oggi, che è quella chiaramente dell'internet, dell'e-business e ora quella della, perdonatemi, intelligenza artificiale, del cognitive computing. Quindi 109 anni, una serie di cambiamenti incredibili che hanno seguito i cambiamenti reali della società, di quello che stava accadendo. Siete arrivati prima o siete arrivati leggermente dopo? Siamo sempre arrivati prima. Questo è quello che ci piace dire, no? Chiaramente, essendo un'azienda che investe tanto in ricerca e sviluppo, noi ogni anno 5 miliardi di quelli che sono i nostri utili li devolviamo alla ricerca e sviluppo. Crediamo che la nostra missione sia sempre quella di anticipare i trend tecnologici per poter portare un valore ad aziende e a clienti che vogliono fornire dei servizi di migliore qualità e più tempestivi ai loro clienti finali. Ecco, a differenza di molte aziende che presentiamo ogni settimana, IBM non ha bisogno di alcuna presentazione, insomma è un marchio, è un brand conosciuto in Italia e nel mondo. Ecco, rivolgendo il suo appello a tutti i ragazzi e le ragazze che sono all'ascolto, che tipo di lavoratori cercate, per quali mansioni, con quali know-how e con quali esperienze? Allora, noi siamo in costante ricerca di giovani leve e giovani ragazzi, ragazze che dal mondo della formazione, siano istituti tecnici superiori ma anche università, vogliono abbracciare le sfide della trasformazione digitale. Tutto per noi oggi ruota attorno alla centralità del dato. Il dato oggi può essere paragonato al petrolio, deve essere estratto ma poi deve essere raffinato, elaborato, fino poi ad assumere quel valore che per il dato è il potere informativo del dato stesso. Quindi molte delle professionalità che noi cerchiamo sono attorno alla centralità del dato. Faccio degli esempi: data scientist, data analyst, ma anche web designer, quindi figure professionali che probabilmente nel mondo del vecchio IT non si poteva neanche immaginare. Tenendo conto che rispetto a quelli che erano i percorsi di formazione di una volta, che probabilmente potevano servire per tutta la carriera professionale, oggi le competenze hanno un tempo di maturazione, di obsolescenza molto più rapido. Certo. E quindi parliamo di formazione continua. Assolutamente. Le figure che cercate, da che tipo di formazione scolastica arrivano solitamente, diciamo così? Solitamente arrivano dalle discipline STEM, quindi scienze, tecnologia, economia e matematica. Quello che constatiamo è che rispetto a quella che è la domanda, o meglio quella che è l'offerta che noi sul mercato andiamo a posizionare, purtroppo vediamo ancora poca domanda. Quindi questo è un primo appello: noi siamo in grande ricerca di ragazze e ragazzi che abbiano voglia di misurarsi con le sfide della trasformazione digitale del nostro paese, possibilmente con lauree che vanno dalla statistica alla matematica, all'ingegneria, alla tecnologia, alla informatica e via dicendo. Questo è un punto cruciale. Quante volte, Giusy e Pierluigi, ne abbiamo parlato al Post in Fabbrica? È incredibile, le aziende cercano, non trovano, perché i nostri ragazzi non si iscrivono, o ancor prima dell'università, anche ai licei, quindi ai corsi di formazione già scolastica che vi permettano poi di lavorare su questi talenti. IBM, restiamo
sul fascino di questo nome che ha fatto la storia dell'informatica, non solo, e oggi dell'intelligenza artificiale. Per voi selezione è sempre stato nella storia, mi permetto di dirlo, piccola nota autobiografica. Mio papà fu selezionato da IBM, da giovane ingegnere, e ci riuscì negli anni 60. Era una cosa terrificante. Ancora oggi mi racconta una specie di collegio, da far venire i brividi, perché solo i migliori potevano aspirare a IBM, e ce la fece nei lontani 60. Che significa oggi per IBM formare una ragazza, lo dico apposta, prima di ragazzo? Ci sono tanti spunti in questa domanda. Intanto abbiamo una cosa in comune, perché anche mio papà lavora ad IBM. Seconda cosa, l'importanza che l'IBM dà al capitale umano. Non tante aziende possono avere come IBM un nome per poter definire le proprie persone. In IBM c'è l'IBMer. Noi infatti parliamo di tecnologie esponenziali, ma parliamo anche di capitale umano, quindi intelligenza artificiale, intelligenza aumentata. Ora, come lo facciamo? Come formiamo le nostre persone? Lo facciamo chiaramente attraverso dei corsi, dei webinar, che ogni persona in IBM ha un obbligo di avere almeno 40 ore all'anno di formazione. E lo facciamo soprattutto per formare le nuove classi che stanno venendo avanti. Quindi abbiamo un impegno costante con università, con centri di formazione e anche con associazioni di categoria. Faccio solo due esempi, uno perché l'abbiamo toccato, ragazze e ragazzi, e lo tocco sul tema della formazione. Noi abbiamo fatto un programma che si chiama NERD, che non è, è un acronimo, che non è roba per donne. Però ci sta bene. Esatto, per sfatare un falso mito. La tecnologia è una roba per donne, quindi è una disciplina per donne. Quindi noi andiamo negli istituti tecnici superiori con persone, donne, IBM, volontarie, che vanno a spiegare il perché e l'importanza di potersi formare e poter abbracciare questo percorso professionale. Molto interessante, molto utile. A me viene sempre un dubbio, no, quando si va in questa tematica delle donne e questo tipo di lavoro, di occupazione, di attività. Potrebbe essere che non ne sono particolarmente affascinate. Io me lo chiedo sempre. Sì, l'informatica nel corso del tempo, diciamo, ha perso un po' di fascino da questo punto di vista. Sa che una nostra ospite la scorsa settimana ha detto che le donne sono poco nerd a differenza degli uomini. Le donne hanno in realtà una grandissima marcia in più. Noi vediamo nell'inclusione, no? Chiaramente, certo. Di quello che possono essere figure professionali, anche perché noi ormai lavoriamo sempre in team, quindi è importante avere prospettive e punti di vista diversi sull'argomento, un grande valore. Allora, da questo punto di vista io credo che nella formazione non ci siano barriere, probabilmente è solo questione di impegno e di volontà. Il nerd a cui si faceva riferimento era il nerd anni 80, lo dicevamo, no? Quello brufoloso, sì, sì. Che tutt'altra storia rispetto a quella che ha raccontato Stefano Rebattoni questa mattina. www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica, naturalmente anche il sito di IBM lavora con noi, e questo è il classico spazio dedicato a chi coltivi questo sogno. Grazie Stefano Rebattoni. A presto. Grazie mille a voi, buona giornata. Grazie, vive IBM.